territorio veramente vivo oggi, animata per questa decima edizione dell'AgriFest? Sì, direi di sì. L'unica cosa importante è vedere la gente soddisfatta, vedere gli allevatori che dopo tutto il lavoro che loro fanno in tutto l'anno hanno una giornata dedicata a loro, quindi secondo me è importante. E soprattutto grazie a tutto l'impegno che la Burrera fa, non solo per questa occasione ma per molte altre attività, è un piacere ringraziarli, perché è comunque vivere Corio in un modo diverso, quindi senz'altro con un ottimo risultato. Questa festa poi è un fiore all'occhiello di Corio. Sì, direi proprio di sì. È una delle feste che secondo me più sentite, è quella che riesce più a far raggruppare tutti per un'unica occasione. Una bella soddisfazione oggi per gli organizzatori per questa decima edizione dell'AgriFest. Sì, bellissima, anche perché appunto in questi 10 anni hanno sempre partecipato quasi tutti. Mi spiace che oggi non c'è uno che ha un bel numero di bovine, perciò sarebbe stata bella la Rodunà, però sarà per il prossimo anno, aumenteremo di nuovo il numero. È una comunque grossa soddisfazione, grazie appunto agli allevatori, ai collaboratori, anche perché è la cosa impegnativa, ci sono quei 3 giorni di lavoro secco, in più poi le altre cose che si smaltiscono poi un po' per volta. Comunque sì, bellissima soddisfazione. Tanta gente intervenuta e poi bovini ne mancherà una parte, però ce ne sono comunque abbastanza, anche ovini e altri animali. Sì, no, appunto hanno sempre partecipato tutti volentieri, da quel che vedo, perché appunto dopo 10 anni, perché per loro è un po' una giornata persa, faticosa, anche perché dividi, poi riunisci gli animali, è un po' un casino, però appunto è quella la soddisfazione ancora di più, perché dà più soddisfazione appunto perché lo fanno volentieri, che alla fine il premio è una campana, che ne hanno già tante, però per loro è importante ed è bello che ci siano, che vengano. Felici gli allevatori anche per il premio, la campana e poi quest'anno anche un premio particolare. Ah sì, per un ricordo del nostro appunto 10° anno con loro alla fine, perché appunto senza di loro non avremmo mai potuto fare questo e comunque appunto proseguire, andare avanti, perciò spero, immagino che siano contenti visto che appunto partecipano, come già detto prima. Animali, macchinari e artigianato? Eh sì, per valorizzare sempre di più, cercare di tenere valorizzata la nostra zona, perché su di qua comunque campagna, boschi, montagna, non è che ci sia tanto altro, ormai industria purtroppo, e allora se si può aumentare un po' la cosa fa piacere. Corio è un piccolo paese, ma in realtà è molto vivo e molto ricco. Sì, diciamo che Corio è un piccolo paese di montagna, però le attività sono tante, soprattutto negli ultimi anni. Diciamo che sono fiorite le associazioni anche per il recupero della montagna, i sentieri. La Burrera, la nostra associazione, comunque fa il suo, perché comunque organizziamo non solo l'AgriFest ma anche altre manifestazioni che ha fatto molto successo. La prima che mi viene in mente è sicuramente la Notte delle Masche, dove effettivamente lì arrivano anche da altre regioni. Si fa molto, via, si cerca di fare il meglio, sì, sempre per valorizzare il territorio. Sì, difatti volevo solo aggiungere che gli allevatori, è chiaro che questa è una manifestazione nata per loro, quindi si fa anche pubblicità alle loro attività, al loro impegno, anche perché appunto bisogna cercare di far sì che non lascino e abbandonino le attività territoriali, tipo proprio l'allevamento di bovini, ovini ed equini, insomma. E comunque non stanno diminuendo, mi sembra che il mestiere comunque dell'allevatore stia tornando in auge anche tra i giovani. Sì, non è che intanto bisogna cercare di facilitare il lavoro a chi c'è già da parecchi anni, perché negli anni qualcuno magari ha abbandonato, magari dopo la morte dei genitori, non è facile, e quindi questa manifestazione fa sì che possano pubblicizzare il loro lavoro. E poi comunque qua c'è anche molta vendita a chilometri zero, quindi molti turisti li conoscono, li vedono e poi vanno direttamente in cascina a comprare i loro prodotti. Un ringraziamento appunto a tutti i commercianti, nel senso negozi, ristoranti, tutte cose del genere del paese, che danno il loro contributo appunto nell'acquisto di premi e per far contenti appunto questi allevatori e invogliarli a tornare anno per anno, dopo anno, alle nostre manifestazioni. Perciò grazie al paese e comune, giustamente. Sì, no, volevo appunto dire che l'AgriFest resta comunque la manifestazione più importante di Corio e quindi coinvolge praticamente tutte le associazioni, dei commercianti, gli alpini, i sentieri, il CAI, il Club Alpino Italiano, la Coldiretti, anche la Protezione Civile Locale ha dato il suo, cioè tutti gli uomini presenti. Adesso tra l'altro ci sarà la Rodunà, lo sfilamento delle bovine per il paese, e quindi è chiaro che il loro apporto è fondamentale per la chiusura strade
e per la gestione del traffico e per la gestione delle persone comunque. Questa è la manifestazione che catalizza tutti i volontari, quello di sicuro. Difatti, siccome oggi il tempo ha facilitato le cose, si vedono i risultati, c'è molta gente, quindi questo è il miglior regalo per chi organizza, questo senz'altro.